Questa sera alle ore 17:30 a Novi Velia in piazza Longobardi vi sarà il taglio del nastro in occasione della prima serata dell'evento Nascette a Novi, il presepe che abbraccia il Cilento. Finalmente possiamo svolgere la nostra idea, sviluppare la nostra idea nel nostro comune, nel comune che amiamo. Ringrazio ancora una volta Giuseppe Rotolo, il sindaco di Riutino, per averci dato la possibilità di esprimerci e di far vedere quello che eravamo capaci di fare a Novi, trasportato a Rutino. Abbiamo avuto la possibilità di farlo a Novi grazie anche all'amministrazione comunale che ci ha supportato in questa idea. Voglio ringraziare innanzitutto le ragazze e tutte quante le signore che hanno reso possibile la creazione di questo evento, perché comunque diciamo, essendo alla prima edizione a Novi, già ha avuto un rilievo, una rilevanza a livello già provinciale. Infatti abbiamo ricevuto delle chiamate per quanto riguarda dell'organizzazione dei pullman da Giffoni, mi sembra da Pozzuoli pure. Quindi è una bella cosa, noi ci crediamo, per quello l'abbiamo fatta, anche contro chi è che ci sta ostacolando e ci vuole ostacolare, però siamo più forti di qualunque cosa. Si inizierà venerdì 14 dicembre dalla piazza del Longobardi. Sì, incominceremo in piazza Longobardi alle 5 e mezza con il taglio del nastro, con la presenza del sindaco, il dottore De Vita, e dell'amministrazione comunale. E poi ci sarà diciamo, per le vie del paese ci sarà la rappresentazione del presepe vivente. Lo svolgimento del presepe sarà, oltre a Novi, sarà fatto a Rutino nella data del 22 dicembre, a Bosco di San Giovanni a Piro, il 5 gennaio. Ci vediamo venerdì alle 5 e mezza a Novi Velia, vi aspettiamo per farvi rivivere una bellissima giornata. Grazie, vi invito di nuovo a partecipare al presepe vivente.